Signore e signori, buonasera e bentornati a questo appuntamento con l'informazione locale di Radio Terrapenino Parma, Video Tar in collaborazione con TG Parmense di questo mercoledì 27 di dicembre. Dopo alcuni giorni in cui anche noi ci siamo riposati, siamo ritornati con voi portandovi l'informazione del territorio. Tante le notizie che vi dobbiamo dare nel telegiornale di oggi. Purtroppo il telegiorno è un po' corto, quindi non riusciamo a darvele tutte, ve ne daremo tante altre anche nei prossimi giorni, ma partiamo con una lunga e importante pagina di cronaca, partendo da un incidente stradale impressionante che è avvenuto lungo la strada provinciale della Valceno tra Ramiola e Viazzano, lungo rettilineo poco dopo la località Il Lido, in prossimità di una curva abbastanza ampia dove due autoveicoli sono venuti in contatto. Dalle prime ricostruzioni sembra che un autoveicolo stesse sorpassando un altro mezzo che stava girando verso sinistra, centrandolo completamente, ribaltandolo e andando poi a finire sia lui che l'altro mezzo nella argine, nella parte laterale della strada, come vedete dalle immagini. Sul posto sono state inviate, visto la violenza dell'impatto e le condizioni degli autoveicoli coinvolti, che potete vedere anche voi dalle immagini che abbiamo ripreso durante le operazioni di soccorso questo pomeriggio, la centrale operativa 118 ha mandato un apparato di soccorso imponente, ovviamente i vigili del fuoco, perché uno dei mezzi aveva anche l'impianto GPL. Anche qua è importante ricordare la necessità di avere i vigili del fuoco vicino, perché ci sono serviti diverse decine di minuti per far sì che arrivassero da Parma. Invece, se fossero stati a una zona di Fornovo, Rubiano, Ramiola, sarebbero arrivati in 3 minuti. Poi primi ovviamente arrivare sul posto ambulanze ed auto infermieristica della Croce Verde Fornovese, che sono arrivate davvero in meno di 5 minuti, davvero un intervento rapidissimo. Poi in un secondo momento è arrivato anche il soccorso, sempre a causa dell'impressionante violenza dello scontro, e poi anche l'ambulanza della Croce Rossa di Medesano. Fortunatamente però le condizioni delle due persone coinvolte, un uomo ed una donna, non sono sembrate così gravi. Peraltro l'uomo che guidava il mezzo bianco è stato in piedi per tutto il tempo e non ha accusato nessun tipo di problema. Per quello l'autoambulanza della Croce Rossa di Medesano è tornata poi verso la sua sede senza portare a bordo nessun ferito. Invece per la donna c'è stato bisogno di alcuni controlli presso l'ospedale Maggiore di Parma. È stata quindi trasportata verso il nosocomio cittadino dai volontari e dall'infermiere della Croce Verde Fornovese. Dopo il controllo delle persone coinvolte, il medico delle ambulanze invece è tornato a casa anch'esso libero dai servizi, quindi pronto a intervenire in altre situazioni. Come avete visto sul posto erano presenti anche i cantonieri della provincia per regolare il traffico e i carabinieri per poter fare rilievi di legge. Diverse anche le persone presenti che hanno ricordato come sia fondamentale la presenza di volontari, di mezzi di soccorso che sono arrivati davvero in maniera più che tempestiva, quasi impressionante la prontezza di intervento da parte dei volontari della Croce Verde Fornovese. Ma andiamo avanti sempre con la pagina di cronaca per parlare di un inseguimento, sirene spiegate nell'antivigilia, il 23 di dicembre. Questo è avvenuto ad opera del carabiniere della compagnia di Borgo Valditaro, ai quali era stato segnalato il passaggio lungo la strada provinciale della Valtaro di un autoveicolo rubato a Parma. Ed è per questo che sono partiti organizzando un sistema di controllo con un mezzo che arrivava da Solignano, con i carabinieri di Solignano, e l'altro che arriva invece dalla compagnia di Borgotaro con il radiomobile per cercare di mettere in trappola la persona che aveva rubato questo mezzo. Sta di fatto che è iniziato un inseguimento in cui i carabinieri, anche se hanno azionato le sirene e ovviamente i lampeggianti, si sono buttati in inseguimento, ma dando grande attenzione all'incolumità degli altri persone che percorrevano la strada. Non è stato così invece per la persona in fuga, che ha accelerato e fatto diverse manovre davvero pericolose. Sta di fatto che, visto si braccato a un certo punto, ha imboccato una strada laterale questa persona e si è data ai boschi, insomma è scappato in mezzo ai boschi. Ma non gli è andata bene, perché alcuni cittadini della frazione di Bercetto
Berceto, diari di Berceto, hanno segnalato la presenza di una persona che si aggirava in maniera strana nella zona dei parcheggi vicino alla stazione di gara di Berceto. Ed è per questo che i carabinieri a questo punto sono intervenuti in questa zona e individuato il probabile sospetto, che è un trentenne moldavo che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Altra attività sempre dei carabinieri di Borgotaro nei giorni scorsi è stata quella che è stata stimolata da parte di una impiegata di una banca del capoluogo dell'Alta Valtaro, che insospettita da un ragazzo di 20 anni che vuole aprire un conto corrente per avere una carta di credito, nonostante sembrasse avere un documento di identità valido, si è insospettita, quindi controllandolo in maniera più approfondita si è scoperto che il documento di identità era falso. Così quando il giovane è andato per recuperare la carta di credito qualche tempo dopo, non ha trovato la carta di credito ad aspettarlo, ma i carabinieri che l'hanno denunciato anche loro all'autorità giudiziaria. Un'altra cosa particolarmente preoccupante che c'è stata in questo fine settimana è stata una serie di furti nella zona di Varano Melegari. Tutto è avvenuto proprio nella sera della vigilia. A dare notizie attraverso a diversi post ai cittadini vittime di questi furti, tra cui Alex. La zona colpita è la località Pecorini, nel comune di Varano Melegari, a poche centinaia di metri dal castello di Varano Melegari. Abbiamo poi contattato le due persone che hanno denunciato l'arrivo dei ladri nelle loro zone. Abbiamo avuto quindi modo di sapere da Alex, il primo che l'ha segnalato, che fortunatamente a casa sua non hanno rubato nulla. È stato avvisato da un vicino di casa, probabilmente attorno alle 19 i ladri sono arrivati a casa sua e hanno cercato di entrare. Hanno divelto la finestra e rotto la zanzariera, ma poi, infastiditi da qualcosa, si sono andati alla fuga nel prato sottostante. L'altra persona invece non è andata così bene, perché Monica, l'altra persona che ha segnalato il furto, ha detto che ha subito il furto di diversi oggetti preziosi, così come di alcuni oggetti di alta moda. Immediata poi la chiamata dopo essersi accorta del furto al 112, i carabinieri sono prontamente intervenuti con il gruppo, con il nucleo radiomobile, con quindi la gazzella dei carabinieri della compagnia di Salso Maggiore, hanno fatto una visita di ispezione, ricordando alla donna di procedere nella giornata di oggi ad andare a effettuare la denuncia presso i carabinieri di Fornova, per poter permettere poi il proseguimento dell'indagine, magari anche attraverso l'ausilio delle immagini di videosorveglianza. Alcune segnalazioni fanno pensare al fatto che ci potesse essere anche un palo lungo la strada provinciale della Valceno, a poche decine di metri dalle case che sono state derubate, in attesa probabilmente di caricare quelli che erano addetti al colpo per poi portarli via con l'area furtiva. Grande la solidarietà da parte delle persone sui social alle vittime dei ladri, solidarietà anche da parte di altre persone che hanno subito situazioni simili, esperienze che sono sicuramente molto traumatiche per coloro che le hanno vissute e che quindi condividono volentieri la loro solidarietà chi subisce in un altro momento questo trauma. Sta di fatto che non è stata una bella vigilia di Natale per queste persone. Le immagini che vedete sono proprio quelle che hanno ricondiviso nei post delle infrazioni le loro inferiate infissi. Danni quindi non solamente per i furti, ma soprattutto anche per gli infissi. La prima persona che ha subito il furto ha detto che non hanno preso su niente, ma preoccupa, forse perché, come diciamo, infastiditi da qualcuno, ma ha detto è andata bene perché probabilmente, non trovando niente in casa, perché non c'è niente, magari si sarebbero accaniti contro i mobili la casa per cercare qualcosa che purtroppo per i ladri non c'era, insomma. Quindi questa è la situazione. Peraltro sempre dalla zona di Varano ci sono stati segnalati episodi simili 2 settimane fa. E adesso andiamo avanti con il prossimo servizio e parliamo, un'altra segnalazione è arrivata da Fornovo. Abbiamo parlato tempo fa di una baby gang che aveva danneggiato il foro Boario. Ebbene, sembra che siano stati individuati, grazie anche a un appuntamento di alcuni volontari della Proloco, questi ragazzi anche proprio sul fatto e segnalati quindi ai carabinieri. Vedremo comunque di avere ulteriori notizie in futuro con un servizio magari che si occuperà proprio di questo. Rimaniamo ancora a Fornovo con un'intervista che riguarda il bus ibrido elettrico metano della TEP sulla linea 6, quella che da Fornovo va fino a Parma, oramai non più una novità, tranne che per la tecnologia a bordo che c'è stata illustrata da parte del presidente della TEP, Roberto Prada, al nostro Cesare Groppi nei giorni scorsi. Si entra in una politica di
ampliamento dello spazio di esposizione dei passeggeri, quindi sono mezzi da 18 metri che andranno a sostituire mezzi invece da 12. D'altra parte sono alimentati a metano ibridi, e questa ormai è una politica che stiamo seguendo, dove all'interno delle linee della città metteremo mezzi elettrici e invece in provincia, dove serve un'autonomia maggiore, metteremo mezzi alimentati a metano. Questi sono mezzi moderni, quindi hanno tutti il telecontrollo della posizione del mezzo, hanno sistemi di videosorveglianza che permettono di acquisire immagini e di calcolare anche automaticamente la quantità di passeggeri che sono presenti sul mezzo, e sono dotati anche di un sistema di sanificazione dell'aria con a raggio UV, che quindi va incontro un po' al sentimento che un po' cambiato gli utilizzatori dei mezzi, no, dopo la pandemia del Covid. Infine anche questi mezzi hanno le nuove apparecchiature che servono per poter pagare senza dover comprare il biglietto, poter pagare direttamente con carta di credito oppure pagare con l'app che è stata scaricata sul proprio cellulare, e sono già anche predisposti per quando avremo il cambiamento l'anno prossimo, con una nuova tipologia di biglietti, non più a trascinamento di banda magnetica ma con una QR code. Controllo, noi abbiamo squadre che di verificatori che verificano il possesso del titolo di viaggio. Devo dire, in realtà la media nazionale si stima che sia intorno al 10% di evasione. Parma era al 5% con all'epoca Covid, poi era leggermente salito, oggi stiamo ritornando a quei livelli, quindi questo è un fenomeno che sicuramente è da tenere monitorato, ma in ogni caso incide molto meno che in tante altre aziende con cui siamo in contatto nel paese. Noi adesso i nuovi mezzi che entrano in servizio sono 10 e verranno immessi appunto sulla linea 6, che è una linea che serve Fornovo, serve altri comuni e chiaramente serve anche la parte poi in città, e quindi tutti i mezzi della linea 6 avranno tendenzialmente questi nuovi mezzi. Altri mezzi dell'esatto tipo sono stati ordinati e saranno consegnati l'anno prossimo, quindi continueremo ad aumentare questi mezzi metano ibridi di 18 metri. E adesso vi proponiamo queste immagini e questi suoni, il suono di un ululato, nella zona di Tarsogno, o meglio nella zona del Passo Cento Croci. Importante, impressionante, che ha preoccupato non solamente questi abitanti del territorio, ma è stato rilanciato su diversi altre testate giornalistiche. Anche Telenord l'ha rilanciato, rilanciando anche le preoccupazioni per l'eccessiva presenza dei lupi in Appennino, e l'inquietante ululato, secondo sempre Telenord, è un inquietante segnale del fatto che c'è preoccupazione da parte dei cittadini dell'Appennino. Ma andiamo a parlare anche di cose belle, andiamo a parlare del concerto di fine anno della Glenn Miller Band di Bedonia con sorpresa, un concerto che ha visto anche il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro della banda di Bedonia, una banda che ha 25 anni di rinascita, di vita dopo la sua rinascita, e il maestro è il maestro Daniele Cacchioli, che ha ricevuto quindi questo riconoscimento. Particolarmente sintetico il suo commento al conferimento di questo riconoscimento, che ha sollevato anche una serie di risate che possiamo vedere anche noi nel servizio. Stasera Bedonia
a un cittadino nuovo, che anzi da giovedì sera a un cittadino nuovo, su proposta del Consiglio della Banda. Il Consiglio Comunale di Bedogna, che si è riunito giovedì sera, ha dato una cittadinanza onoraria a 25 anni dall'inizio della nuova banda di Bedogna. Con deliberazione del Consiglio Comunale di Bedogna conferiamo la cittadinanza onoraria al maestro Daniele Cacchioli per il grande impegno profuso nell'insegnamento e divulgazione della cultura musicale, affermandosi come solido modello educativo dei giovani che, accompagnati nel loro percorso di crescita, sviluppano quella sensibilità essenziale ed ad alimentare positivamente il tessuto sociale e culturale di Bedogna. Bedogna, 21 dicembre 2023. Grazie. Grazie, sono onorato. Sono onorato, grazie mille. Volevo solo dirvi questo, volevo dirlo più che altro ai ragazzi. Abbiamo fatto un sacco di servizi quest'anno, abbiamo fatto delle bellissime uscite. Domenica scorsa abbiamo fatto un servizio un po' organizzato all'ultimo minuto, era l'inaugurazione della nuova ambulanza, è stata dedicata a due persone che hanno veramente dato un contributo immenso alla nostra comunità. I ragazzi si sono presentati in tanti e tutti presenti, quindi ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo veramente una big band family, e quindi grazie veramente ai ragazzi, al loro impegno, a tutto quello che fanno durante l'anno. Mi rendete veramente orgogliosa di rappresentarvi tutte le volte, quindi vi prometto che per il prossimo anno metterò ancora tutto il mio impegno come voi fate costantemente per noi. Grazie e buon Natale a tutti. Ed ora andiamo a Borgotaro per vivere un po' della magia del Natale appena trascorso. Abbiamo tanti pezzi sul Natale che vi proporremo nei prossimi giorni. Oggi purtroppo abbiamo poco spazio nel telegiornale, quindi ci limitiamo a questo. Allora, concludiamo oggi questa bellissima avventura, diciamo, di Natale, perché oggi è una giornata clou, dove la slitta di Babbo Natale con Babbo Natale e sua moglie, quest'anno avevamo anche lei che ha, diciamo, passata nel paese distribuendo un sacco di doni, un sacco di regali a tutti i bambini presenti. Adesso ci troviamo nella piazza dove abbiamo allestito la casa di Babbo Natale, e all'interno Babbo Natale fa le foto con tutti i bambini e dà ancora, riceve ancora quei bimbi che sono arrivati in questo momento. Fra poco faremo un bellissimo brindisi con tutti i ragazzi dell'assistenza pubblica, anche perché è stato allestito tutto da loro e portato avanti tutto da loro, dunque una bellissima iniziativa per il paese, comunque di tutti i nostri militi. Io voglio augurare a tutti da parte dell'assistenza pubblica un bellissimo Natale e un felice anno nuovo. Auguri a tutti. È arrivato, si vede, si percepisce questo senso di festa, di cordialità, di amicizia, testimoniata anche da Babbo Natale sulla slitta, che è arrivato per le vie del paese, è partito dal quartiere di San Rocco, ha attraversato le vie del capoluogo. Ringrazio l'assistenza pubblica che, come ogni anno, si prodiga per creare questo clima natalizio e per restituirci questa visione di comunità che testimoniano tutti i giorni tramite il loro servizio. E ne approfitto anche per rivolgere un caloroso augurio di Buon Natale a tutte le cittadine e cittadini di Borgotaro e a chiunque altro, ma soprattutto
a coloro che restano a casa purtroppo per motivi di salute. Cari auguri di buon Natale a tutti. E adesso andiamo a ricordarvi un appuntamento importante per questi giorni di Natale. Per chi è appassionato di comicità, di allegria e di simpatia, vi ricordiamo che nei prossimi giorni in quel di Bardi c'è un appuntamento con alcuni comici di Zelig. E l'appuntamento è quello di Bardi ride e sorride, con la presenza all'interno del Palalandi, l'edificio, la tenso struttura allestita durante le feste di Natale in cui si svolgeranno tanti appuntamenti e tante attività. All'interno quindi del Palalandi, vi dicevamo, vi sarà mercoledì sera alle ore 21 un appuntamento in cui il conduttore sarà Steve Vogogna e sarà presente Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, due artisti che si sono presentati proprio in Zelig, hanno fatto diversi pezzi anche a Zelig. Quindi l'appuntamento con la comicità, ma anche la solidarietà, perché parte del diciamo ricavato andrà in beneficenza, è a Bardi, mercoledì 3 gennaio alle ore 21 al Pala Landi, come vedete anche dal manifesto. E con il primo telegiornale dedicato alle notizie ci fermiamo qua, ma vi ricordiamo che subito dopo ce ne sarà un secondo di telegiornale dedicato all'arte, alla cultura, allo sport. Oggi una curiosità particolare, andremo a vedere il gatto più bello del mondo. Quindi non mancate subito dopo la pubblicità col secondo telegiornale. Del centro commerciale naturale di Bedonia vi augurano un felice Natale e vi ricordano che sono sempre a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze. La differenza più grande nel commercio non la fanno solo i prezzi, ma la capacità di ascoltarvi, di aiutarvi in ogni situazione, e questa è la differenza tra noi e tutti gli altri. Un caldo Natale da tutti noi, centro commerciale naturale di Bedonia. La famiglia Brugnoli vi augura buone feste e vi aspetta a Bardi con il suo parmigiano reggiano. Ristorante Pizzeria Valceno, con servizio bar, gelateria e tabaccheria, in strada provinciale per Bardi 136 a Varano de' Melegari. Cucina tipica emiliana, pizza con forno a legna anche da asporto. Ristorante Pizzeria Valceno. Cambiano le stagioni, ma non cambiano i prezzi. Da Baudassi, sempre prezzi bassi. A Borgo Valditaro, friggitrice ad aria Ferrari, 5 litri di capienza a 125 euro. Spremi agrumi elettrico Feritalia a 12,90 euro. Forno microonde con grill Girmi, 119 euro. Stufa elettrica 2000 watt ad euro 18,90. Soffiatore a batteria Husqvarna, completo di caricatore e batteria a 329 euro, naturalmente. Scaldasonno matrimoniale elettrico a 49 euro. È inutile dire, da Baudassi i prezzi sono bassi. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34.
antica bottega del parmigiano di Belloni e Boccacci, filiera bio dal produttore al consumatore. Troverete il parmigiano reggiano di Montagna Bio e altri prodotti, dalla caciotta alla carne, agrigelato, budino al cioccolato, latte pastorizzato, panna cotta, ricotta, stracchino, yogurt soft, burro, miele e marmellate. Tutto bio. Punti vendita, località Gerra Celle 34 e in piazza Marconi 4 a Bardi, ai piedi del castello. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia a San Martino Sinzano di Collecchio. Gruppo Pimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Pimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Pimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pellet e legna. Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Benvenuti e bentornati, vi ricordo come di consueto la prima curiosità della serata, che è la programmazione di questa sera sulla nostra rete e anche un appuntamento che riguarda domani. Vi ricordo che domani alle ore 14.30 circa va in onda Parmense in diretta, quindi un appuntamento in diretta in cui anche voi potrete dire la vostra, intervenire, raccontare le vostre osservazioni su quello di cui parleremo. Stasera invece vi ricordo alle ore 20.35 Driver TV, alle ore 20 circa invece una puntata del telegiornale informativo della regione Emilia-Romagna, assolutamente da seguire perché le notizie sono particolarmente interessanti, poi alle ore 21.30 protagonisti comunque di Giovanni Bonfiglio, per le 22.30, alle 22 scusate la replica del telegiornale, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 ci sarà l'inizio della maratona dei Rivediamoli, partiamo con l'anno 1990. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi anche per il servizio dedicato al gatto più bello del mondo l'appuntamento è per domani sera. Grazie, buona serata e alla prossima.